Da lunedì l'Umbria sarà in zona gialla. Il Ministero della Salute, guidato dal Ministro Speranza, ha difatti firmato l'ordinanza dopo che nel pomeriggio l'Istituto Superiore di Sanità aveva illustrato i dati dell'ultima settimana in conferenza stampa. A decretare la nuova colorazione delle regioni italiane e le conseguenti restrizioni è il cosiddetto numero di riproduzione del coronavirus, meglio noto con il nome di indice RT, che ha visto abbassarsi i parametri per definire i provvedimenti. Ora difatti serve un indice RT superiore a 1.25 per finire in zona rossa e superiore a 1 per quella arancione. L'Umbria è a 1.01 come dato medio, ma ciò che il monitoraggio del Ministero prende in considerazione è il numero inferiore del cosiddetto intervallo di confidenza dell'RT, che per l'Umbria è compreso tra lo 0.95 e 1.08. E proprio quello 0.95, appena sotto l'1 che farebbe passare ad arancione, consente all'Umbria di essere gialla per la prossima settimana, assieme ad altre 14 regioni italiane. Nessuna regione difatti sarà rossa, mentre in arancione vanno Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Una zona gialla che consentirà agli umbri di spostarsi nell'arco orario che va dalle 5 alle 22 all'interno della propria regione, oltre che di entrare e consumare all'interno di bar e ristoranti sino alle ore 18. Dopo tale orario sarà consentito solo asporto e delivery. Le palestre e le piscine restano chiuse, mentre i centri commerciali, ad esclusione dei supermercati alimentari che saranno sempre aperti, sono aperti i giorni feriali, ma chiusi sabato, domenica e festività, con coprifuoco sempre confermato alle ore 22. Sempre l'IS ha evidenziato come un parametro che preoccupa è quello legato al livello di rischio, che sintetizza i 21 indicatori, tra cui il livello di stress del servizio sanitario e l'incidenza dei contagiati nella popolazione, parametro che ha valori alti in 12 regioni, tra cui anche l'Umbria, e il monitoraggio sottolinea come, se nelle prossime settimane le misure di contenimento del virus non saranno rigorosamente applicate, è assai probabile attendersi un nuovo rapido aumento del numero dei casi. Numeri che non lasciano tranquilla la regione Umbria, con la governatrice Tesei che ha prorogato la didattica esclusivamente a distanza per le scuole superiori statali e paritarie sino al 23 gennaio prossimo. Questo in base proprio ai dati epidemiologici e al parere del Comitato Tecnico Scientifico regionale, e la regione ha così ritenuto necessario un periodo di osservazione nei circa 20 giorni seguenti le festività, al fine di analizzare l'andamento dell'epidemia sul territorio regionale. Resterà salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.